Allora, visto che per poter fare progetti gratuitamente bisogna comunque avere anche un po' di lavoro pagato, chiamo sul palco Luisa Casanovas tua che ci parla di come farsi pagare bene. Grazie, no, grazie anche per la scaletta, perché dopo che hanno parlato di gratuità, parlare di soldi non mi sembra. Allora, oggi parliamo di come farsi pagare di più. Ora, abbiamo un tempo abbastanza limitato che potrebbe essere ridotto in chiedete i soldi. Però se fosse semplice, probabilmente non avrebbero approvato il tour, quindi cercherò di dire qualcosa di più strutturato. Intanto, chi pensa di farsi pagare abbastanza? Già, abbastanza, tu sei su abbastanza. Chi pensa di farsi pagare troppo poco? Tutti gli altri. Troppo poco. Abbastanza, ma è comunque troppo poco. Qui c'è anche una posizione un po' così controversa. Dice. Abbastanza, ma non è abbastanza. Bene. Allora, in realtà il tema è appunto questo. Questo argomento può essere veramente molto soggettivo, no? Perché tutti noi facciamo delle professioni, alcune di noi fanno delle professioni anche molto simili, no? Marketing, coaching, formazione, insomma, c'è un po' di questo tipo di assortimento e probabilmente ognuno di noi ha un'idea di quanto sia giusto farsi pagare per anche magari un servizio che sembra a tutti gli effetti lo stesso. Che non è lo stesso, perché noi tutti sappiamo, siamo qui, siamo. Ciao, siamo liberi professionisti, abbiamo appena pagato IF24 recentemente, ancora un po' c'è. E quindi sappiamo che in realtà dietro ognuno di noi c'è un professionista diverso, anche a fronte del fatto che in realtà magari sul servizio il servizio ha lo stesso nome. Questo però a un certo punto dovremmo spiegarlo al cliente. E quindi il tema è che a un certo punto noi, infatti questo non si chiama come scrivere un prezzo più alto, perché lì viene facile, ma come farsi pagare di più? Perché poi il panico ti viene quando tu hai fatto il tuo preventivo, hai fatto il tuo bel prezzo, dici sì, ma chi me li dà? Che è di base, sti soldi. E allora cominci, vabbè, allora, potrei limare un po' qui, perché magari, vabbè, tutto sommato forse sono stato un po' largo. Vabbè, ma io lo metto alto, tanto poi dopo. Ad abbassare si fa sempre in tempo, no? Quindi tutte queste menate varie che hanno capito, penso indifferentemente, adesso mi arrogo questo diritto di parlare a nome di tutti, bene o male, nel 90% dei casi, e che fanno sì che noi facciamo quella che io chiamo la negoziazione preventiva, cioè abbassiamo il prezzo prima di farlo vedere al cliente. Per imparare questo, cioè come non farlo, io vengo da 2 giorni fa, sono tornata dal Marocco. Se voi andate nel souk di Marrakech, vi insegnano benissimo come fare esattamente il contrario. Quindi, no problem. Ma siccome non tutto si può svolgere allo stesso modo, il tema è che molti, e se avessi più follower su Instagram, probabilmente anch'io potrei definirmi una guru e quindi dirvi esattamente la stessa cosa, basta che ci credi. Il valore che ti danno gli altri è quello che ti dai tu. Quindi, se tu sei convinto che un tuo servizio può costare una cifra a X zeri, che problema c'è? Bello, è vero, nel senso che prima di chiedere i soldi dobbiamo darci noi il permesso, no? Di chiedere quei soldi. Quindi farci un attimo, i conti nella nostra mente e dire in effetti il mio servizio vale questo. Ma poi c'è un tema oggettivo che è quanto valore io do al cliente, perché il cliente poi deve darmeli quei soldi. Dietro c'è tutto quello che ci raccontano parlando di personal branding, perché chiaramente quando io costruisco il mio brand personale automaticamente mi do valore. C'è anche tutto quello di cui ci ha parlato prima Ambra, quindi no? La call di conoscenza col cliente, il fatto che io imparo ad ascoltare il cliente, a capire il cliente. Ma c'è un'equazione che io credo sia abbastanza semplice nella teoria, ma anche un pochino più complessa nella pratica, come tutta la matematica del mondo che conosco io, infatti ho fatto altro nella vita, che è
qual è il valore? Il valore sta tra quello che io do, no? Quindi quanto metto io sul piatto e quanto è importante quella cosa lì per il mio cliente. Perché noi sappiamo benissimo, ce l'hanno raccontata, la sapete la storiella, quella della bottiglia d'acqua, se la compri al supermercato, no? Sapete tutti, no? Quindi non dipende il tuo valore, magari sei nel posto sbagliato, quella roba lì. È vero non tanto perché sei nel posto sbagliato, quanto perché, ragazzi, se siete nel deserto, una bottiglia d'acqua la pagate anche 1.000 euro. Posto che passi quello col POS, ma secondo me in Marocco potrebbe organizzarsi. Se paghi, loro utilizzano tutti gli strumenti possibili per farti pagare. Quindi, se sei nel deserto e stai morendo di sete, tu la bottiglia d'acqua la paghi perché ti serve. Quindi il valore che tu dai al cliente deve essere un valore che cambia qualcosa per quella persona. Non può essere un titolo, o non può essere neanche solo, no, come prima ci ha raccontato Amba, una presentazione, ma deve essere un qualcosa che rende chiaro una cosa su cui noi coach, e ne vedo alcuni esemplari qui da queste parti, siamo un filino fissati e ognuno ha le fissazioni, che è l'obiettivo. No, giusto. Dalla regia mi dicono. L'obiettivo è quella cosa per cui quando tu l'hai raggiunto, ti è cambiato qualcosa nella tua vita. Quindi, alla domanda qual è l'obiettivo che ha valore per il mio cliente? Qual è il cambiamento che il mio cliente vuole che io lo aiuti a realizzare? Lo aiuti come tutti quelli che stanno su LinkedIn aiutano a fare qualcosa, quindi qual è la cosa che io devo aiutare qualcuno a fare? Adesso è così, dopo che mi ha pagato. E quindi io ho erogato il mio servizio, sarà in un altro modo, tangibilmente. È inutile che ce la raccontiamo. Poi, per carità, si sono fatti pagare molto più di me, ragazzi, a dire che basta che ci credi. Quindi, cioè, non arrivo io adesso. Però il tema è che deve essere tangibile il cambiamento. E il cambiamento deve essere importante per la persona che ho davanti. Perché nessuno mai metterà un effort di tipo economico o anche solo un investimento di tempo, se parliamo di gratuità, perché la gratuità ha comunque un tema di impegno reciproco, se quella cosa che sta realizzando grazie a me non è veramente importante. Questo è, se è importante la cifra deve essere commisurata, questo lo sappiamo tutti, al mercato, al valore, cioè non penso che veniate da Marte e quindi non sappiate, cioè, no, non, se vi aspettavate il tema di fate i conti di quanto vi costa erogare il servizio e poi fate il confronto col mercato, siamo un po' più avanti, cioè, su quello l'abbiamo dato per scontato un po' come passiamo a livello superiore. Quindi abbiamo fatto tutti i conti, sappiamo qual è il mercato, se siamo in linea con il valore di mercato del nostro servizio, quella cosa lì, se ha un'importanza per il cliente, la possiamo vendere, ma il tema è capirlo. E qui mi ricollego ad Ambra che dice ascoltiamo le persone, perché non è importante per me. Cioè io faccio tanto come tutti noi, facciamo tante robe che ci piacciono un casino, belle, cioè bravissimi, ci danno una soddisfazione incredibile, una figata, belli, top. Ma non gliene frega niente perché i soldi poi li devono cacciare quelli che stanno davanti a voi, non, cioè, quindi non funziona che voi gli dite che è bello per voi, perché se no eravamo tutti ricchi e magari bello il freelance camp, andavamo a fare le Maldive. Però invece, senza nulla togliere, per carità, sia mai che l'anno prossimo, se no non mi chiamano, non vogliono. Hai capito? Quindi il tema è capire cosa è importante e arrivare a formulare una proposta che incontri veramente quel lavoro che c'è dietro, perché c'è un valore rispetto a quello che noi eroghiamo, no? Non ci alziamo la mattina e ci mettiamo lì. Io potrei alzarmi la mattina e mettermi a fare ripetizione matematica, ma il valore sarebbe infimo, direi. Quindi, no, c'è un valore, ci ho lavorato. Incontra una prospettiva di crescita, di sviluppo del cliente che è importante per quel cliente, e in più c'è una cosa che in pochi, secondo me, considerano, e io per prima non la consideravo, poi a un certo punto qualche illuminata persona me l'ha fatta notare, magari voi l'avevate anche già notata prima di me, che è la garanzia.
Cioè, quanto fa la differenza per voi pagare qualcosa anche con una cifra che è abbastanza alta per quello che state comprando, avendo la garanzia che avrete un determinato risultato? Oppure pagarla magari anche un po' meno, però boh, vediamo un po'. Un po' come l'olio, cioè io in Marocco sono fonte di grande ispirazione, un po' come l'olio d'argan in Marocco, no? Cioè alla fine, dove ti giri, c'è l'olio d'argan. Quanta differenza fa sapere che quell'olio d'argan in quella boccetta uguale a quella che trovi in altri 2 milioni e mezzo? Io non so quanto olio d'argan produce il Marocco, ragazzi, ma secondo me molto meno di quello che vende. E considerato anche tutto quello che vende in tutto il resto del mondo, però non so. E poi tra l'altro, girandolo a mano, come ti fanno vedere in tutti i posti dove ti portano a vedere questi che girano a mano, miliardi di boccette d'olio d'argan a mano. E vabbè, non so, potevo chiederle a loro quanto ti fai pagare per fare sta roba. Però la boccetta d'olio d'argan che tu compri è sempre quella da fuori, ok? Meno che tu non sia un intenditore d'olio d'argan. Ma quando qualcuno dice no, guarda, io ti do una garanzia. A volte ci basta il sigillo, no? Perché nelle confezioni ci mettono il sigillo? Di garanzia, infatti, si chiamano. Perché quella boccetta ha una differenza. Io ti garantisco che questo è vero, perché a un certo punto la milionesima boccetta che vedi in giro te lo poni il dubbio che forse quel tutto non è tutto, proprio tutto olio d'argan. E quindi loro ti dicono, no, guarda, la garanzia è questa. E io ovviamente un modo di darti una garanzia. Quindi per ognuna delle nostre professioni e per ognuno dei nostri servizi ci sarà una garanzia. Ma fa tantissimo la differenza perché noi ci prendiamo la responsabilità di dire non ti aiuto, che beh, adesso questa domani, niente, mi sono giocata la possibilità di venire in tutti i prossimi freelance camp della vita. Ti aiuto perché io non lo amo tantissimo, come avrete intuito vagamente, perché non ti aiuto. Io ti do la garanzia che tu fai questa cosa insieme a me, perché possibilmente senza di me, quantomeno ci avresti messo più tempo, saresti stato più in difficoltà, se non proprio non l'avresti potuta fare. Ok? Perché se no, lascia un po' il tempo che trova. Ed è lì che fa la differenza, perché noi stiamo mettendo in gioco anche noi stessi insieme al cliente. Quindi stiamo chiedendo al cliente fiducia, stiamo chiedendo al cliente soldi, stiamo chiedendo al cliente impegno, perché bene o male facciamo tutti i lavori che richiedono un coinvolgimento della persona, ok? Ma io mi metto in gioco insieme a te. Io ti dico che dall'altra parte ci arriviamo, perché se non ci arriviamo, punto interrogativo, questo. Se volete consulenze personalizzate, scrivete. No. Però questo poi ognuno troverà il suo punto, no? Però il tema è proprio io ti do fiducia nel fatto che è vero che mi faccio pagare di più, ma mi faccio pagare di più perché poi non ti dico, beh, guarda, però dipende da come si allineano gli astri, la luna, le maree, sai, non c'è più la mezza stagione, comunque le temperature si alzano, eccetera, eccetera. No, io ci sono. Costi quel che costi, se per te è importante, ed è un po' il discorso che faceva prima Barbara su quanto è, che effetto mi fa ricevere un preventivo ben strutturato. Perché davanti a un preventivo ben strutturato, anche se io poi ti do la gratuità, tu ti impegni. È la stessa cosa. Io non solo ti do il preventivo ben strutturato, magari mi faccio pagare, perdonami Ambra, io beh, la gratuità ogni tanto, ma meno. E nel mio caso, ma io mi impegno, cioè mi impegno insieme a te. E quindi a quel punto il tema è tu ti rilassi, perché ci sono io, perché questo è il mio lavoro. Perché quando andate dal meccanico, non è che vi dice mi paghi, poi non so se funziona, cioè boh, alcuni sì, andate via subito, perché non va bene. Cioè io, se ti pago, tu funziona, no? Se non sbaglio, di solito funziona così. Non è che vai dal gommista, cambi le gomme e ti dice: ma guarda, potrebbero essere giuste o no, non so, vediamo. Intanto pagami, poi vedremo. No, e vanno per quello che tu mi hai chiesto, per le tue esigenze di guida e di auto, quelle sono le gomme giuste. Io te lo garantisco perché è il mio lavoro.
E questo, nella mia esperienza, fa tantissimo la differenza. Il far sentire alle persone che ci stiamo impegnando insieme a loro, che l'impegno che loro stanno mettendo anche economico in un lavoro non lo stanno mettendo solo loro, ma ce lo stiamo mettendo tanto quanto loro, proprio nel garantire che arriviamo dall'altra parte. Ho finito, anche perché se no ho già detto troppe cose per cui mi potrebbero cacciare, quindi sarebbe ora che chiudiamo la faccenda. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande, fatene pure serenamente. E intanto vi ringrazio perché comunque io sono venuta l'anno scorso, piccola postilla a supporto del freelance camp, sono venuta l'anno scorso per la prima volta ed è bello perché in effetti il freelance camp aiuta il tuo personal branding, tutti si ricordano chi sei, cosa fai. Oggi sono arrivata e mi hanno detto ah, fai lo speech e quindi si ride. Vabbè. Nel dubbio, meglio che se piagni, giusto?